Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Palia e in questo video andremo a vedere come espandere il proprio terreno, la propria proprietà. Siamo esattamente nel nostro terreno, quello che ci viene consegnato all'inizio, e qui potremmo andare a costruire la nostra casa, questa che vedete davanti a me. Per costruire questa casa dovrete andare avanti un pochino con le quest, poi a un certo punto vi verranno date le fondamenta, se non ricordo male, dal sindaco, e premendo H sulla tastiera vi si aprirà questo menu. Qui vedrete il simbolo delle fondamenta della casa, le prendete, le piazzate nel vostro terreno e inizialmente avrete solo questo rettangolo su cui poter lavorare, con cui poter interagire. Una volta piazzate le fondamenta della casa, dovrete andare a inserire un tot di tavole di alburno, se non ricordo male 100, e un tot di mattoni fatti con la pietra, con le classiche rocce che troviamo, quelle grigie. Per fare sia le tavole di alburno sia le rocce avrete bisogno della segheria per le tavole, vi faccio vedere, queste sono le assi di alburno, sia del forno per andare a creare il mattone in pietra che vi richiede appunto la pietra. Di mattoni credo ve ne chieda una trentina, una cinquantina massimo, comunque non sono 100, sono meno rispetto alle assi. Per ottenere sia la segheria sia il forno dovrete portare su rispettivamente la raccolta e il mining. Poi andate da Ashure, vi venderà il progetto per la segheria. Invece, per quanto riguarda il mining, dovrete andare da lui, da Odari, ve lo faccio vedere. Lui è Ashura per quanto riguarda tutto quello che concerne la raccolta, il legno, quelle cose lì. E Odari invece si trova esattamente qui e lui si prende cura del mining. Quindi, una volta che avete portato su il mining, sarebbe il picconare sostanzialmente, usare il vostro piccone, lui vi venderà il progetto per andare a costruire questi forni e poi più avanti potrete potenziare per rendere più veloce, ma all'inizio vi venderà questo. Io ne ho messi due, ma non è necessario, ne basterà uno, non preoccupatevi. Per portare su queste due skill, ovviamente dovrete sia raccogliere, abbattere albi e quant'altro, sia utilizzare appunto il piccone. Per cui datevi da fare e portateli almeno a livello 2, tutte e due queste caratteristiche. Dopo che avrete inserito tutti gli oggetti richiesti per costruire casa nostra, dovranno passare 8 ore nella vita reale per vedere la nostra casa costruita. Una volta che la casa è costruita, arriverà quest'altro NPC qui. Esce, vi chiederà di fare 5 regali ai vostri vicini, quindi di dimostrarvi dei concittadini generosi e di scambiare 5 oggetti, quindi di regalare, non di scambiare in realtà, di regalare 5 oggetti ai giocatori che trovate sul vostro server. Cosa semplicissima, per andare a capire che regalo vogliono gli NPC basterà parlarci, spingere il tastino di fianco al riquadro del dialogo, una volta esaurito il dialogo, spingere il tastino tondo, l'ultimo tastino tondo in basso e loro vi diranno cosa desiderano. Trovate quello che vogliono e poi ci riparlate e cliccate il secondo tastino tondo, quello dove si vede proprio il pacchetto regalo. Gli consegnate il regalo che vi ha chiesto, sarà evidenziato con un pollicione in su bianco, evidenziato con un parolone, però vedrete questo pollicino in su che sta a confermare che quello è l'oggetto che l'NPC ci ha chiesto. Per invece andare a dare i regali online basterà spingere la O, spingere sul carrello e qui potrete fare voi le vostre richieste. Mi hanno regalato la ribellula Key Gentili e spingendo su questo pacchettino regalo potrete andare a soddisfare le richieste degli altri. In questo caso vuole due lingotti di rame. Bisognerà averli nell'inventario per darli, quindi io vado ad aprire il mio inventario, prendo i due lingotti di rame e una volta presi glieli posso regalare in questo modo qui e guadagneremo un punto fama ogni volta che andremo a regalare cose a tutti gli altri giocatori del server, oppure ai nostri amici, oppure quelli che fanno parte della nostra comunità. Se volete entrare a far parte della nostra comunità, scrivete il nick nei commenti, vi aggiungeremo sia agli amici sia al clan. Detto questo, una volta che avete fatto tutte queste cose,
potrete anche allargare i lotti di casa vostra. Cosa vuol dire? Che potremmo andare ad acquistare questi spazi con tetto. Per acquistarli ci serviranno questi sono dei mandati che ora vi farò vedere come recuperare. Per acquistarli ci serviranno appunto i punti fama, e per andare ad utilizzarli semplicemente premiamo H, clicchiamo sul lotto che vogliamo sbloccare e così avremo la casa allargata. Questo possiamo farlo fin tanto che abbiamo dei mandati. Io ne ho presi un po', quindi adesso mi vado ad allargare un pochino, visto che ci siamo. Andiamo ad allargare quanto più possibile. Ne ho comprati un botto, non mi sono regolata. E vabbè, prendiamo questi due centrali, su via. Uno qui e uno qui. Ho sbagliato tasto, che sarà mai. A posto, e potremmo appunto comprare tutti questi lotti. Serviranno un sacco di punti fama per andare ad acquistarli tutti, eh. I primi costano poco, per questo li ho acquistati. Gli altri iniziano a costicchiare abbastanza. Ma detto ciò, andiamo a vedere dove acquistare appunto questi mandati. Per cui torniamo in città. Siamo arrivati in città, ci troviamo esattamente in questo punto qui, quindi dentro Kilima Village, e dovremo entrare qui a City Hall, quindi nel comune sostanzialmente. Entriamo, interagiamo con la cassa, e interagendo con la cassa possiamo acquistare questo, il mandato. Per acquistare questo mandato ovviamente all'inizio non necessiterete di 50 punti fama a mandato, ma il prezzo sarà molto inferiore. Mano a mano che le acquistate il prezzo aumenterà sempre di più, per cui non preoccupatevi, all'inizio potrete acquistare diversi lotti come ho fatto io. Poi comunque i punti fama, il cap è 1000, per cui fate attenzione, non superate i 1000, perché altrimenti gli altri li perderete tutti. Per cui teneteli monitorati, e quando venite e acquistate un po' di mandati per ampliare il vostro terreno. Ricordatevi anche di acquistare la licenza di produzione qualora non vi dia la possibilità di posizionare altri strumenti per la produzione di materiali, tipo segherie, forni e cose varie, perché c'è un limite, e una volta raggiunto quel limite, che non ricordo quale, dovrete acquistare appunto una licenza di produzione per aumentare il numero di macchine. È tradotto un po' male, non è proprio il numero di artigiani, ma potrete aumentare il numero di macchine da poter posizionare sul vostro terreno. Per cui se non ve li fa posizionare, il problema è semplicemente quello: venite qui e comprate la licenza. Costa un po' tanto, ma sicuramente quando arriverete al punto in cui vi chiederà di utilizzare questa licenza avrete già abbastanza gold da spendere, per cui non preoccupatevi. Detto questo, giovani, io direi che per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille per il supporto, grazie mille a tutti gli abbonati al canale, grazie per l'iscrizione, per il like, per il commento, per la condivisione. Grazie mille e alla prossima.